Buonasera a tutti ragazzi e bentornati al canale B-World 2.3. Che cosa parleremo qua? Parleremo del settimo episodio di Astronomy Universe, il confine oltre il sistema solare. Giusto, cambiamo metodo. Perché qua non siamo nel sistema solare, ma siamo in un altro. Esatto, di che cosa stiamo parlando? La notizia però, quando riportato, è di un mese fa, il 21 dicembre è uscito. Cioè, che cosa comporta? Che è stato scoperto il primo esopianeta ad essere mangiato dalla sua stella. Esatto. E questo qua, come prova, dimostra il nostro destino del nostro pianeta. Quando succederà? Quando che il Sole diventerà una gigante rossa? Si divorerà tutti i pianeti man mano che se li mangia, che resterà soltanto il pianeta Marte. Beh, se la specie umana dovrebbe sopravvivere ancora e dovrebbe sopravvivere, purtroppo per questo ci vuole la colonizzazione di altri pianeti, cioè espandersi nel sistema solare. No, che uno dice: ma che fate questi soldi qua? Usateli qua. Beh, anche cercare un modo futuro, trovare un pianeta B è utile, non solo risolvere problemi, perché poi il vero problema è questo, che fra miliardi, e dico miliardi, delle nostre future generazioni assisteranno che il Sole è diventato molto più grande, quindi farà molto più caldo rispetto al normale. E man mano si vedrà anche mangiare alcuni pianeti. Tipo inizierà da Mercurio, poi Venere, la Terra. E già dopo la Terra già dovresti essere già scomparso da tempo da lì. Altrimenti la specie umana si estingue. Comunque va, io vi auguro una buona visione. Nel recente episodio abbiamo parlato di questo, della scoperta di due esoterre lontane 16 anni luce, giusto? Che si trova nella stella madre GJ 1002, o anche coniato Gliese 1002. Che i pianeti, uno è Gliese 1002b, che è propriamente questo, l'altro è Gliese 1002c. Questo qua. Avete visto? Beh, ma quello che stiamo per parlare oggi è ben diverso. Però la notizia è di un mese fa, verso dicembre. Visto? Mi sto mostrando vari screenshot che io avevo fatto. Cosa significa? Che è stato scoperto il primo pianeta che sarà mangiato dalla sua stella in cui orbita. Questo dimostrerebbe che il Sole farà lo stesso nei prossimi miliardi, ma dico miliardi di anni, giusto? Ma questo pianeta si trova a 2628 anni luce, davvero lontanissimo. E non è un pianeta di 16 o 20 anni luce, ma proprio col 2000 proprio, 2000 e oltre, 2628, sto dicendo niente, davvero lontanissimo. Penso che sarà stato difficile scoprirlo. E inoltre si trova nella costellazione fra il Cigno e la costellazione dell'Ira. Ok, adesso vediamo un po'. Siete pronti per un bel viaggio, raga? Stiamo per affrontare 2629 anni luce, eh? Preparatevi. Il viaggio sarà piuttosto lungo, raga. Perché? Perché stiamo parlando di 2629 anni luce e distante il pianeta. Distantissimo, manco vicinissimo. E con esattezza è un gigante gassoso caldo.
Ancora ce ne vuole, ma certo, dobbiamo fare 2629 anni luce di viaggio, eh. Ora è iniziato il buio, ora dovremmo viaggiare alla velocità della luce, eh? Ora dovremmo iniziare. Ok, eccoci giunti qua. Ecco la stella Koi 4K. Disegnata questo nome, giusto? Invece il pianeta è Kepler 168b. Eccolo qua, ragazzi. Kepler 1628b. Un gigante gassoso caldo, giusto? È un pianeta accanto alla sua stella, giusto? Per questo si dice un gioviano caldo, perché Giove non è vicino al Sole, o meglio dire non è vicino alla stella, che sarebbe in questo caso il nostro Sole, è lontano. Invece questo pianeta è molto vicino, e infatti qua, ragazzi, appunto di questo articolo stiamo parlando, di questo che abbiamo osservato per la prima volta il primo pianeta extrasolare che viene mangiato dalla sua stella, e questo dimostrerebbe il futuro della Terra, come accadrebbe quando il nostro Sole diventerà una gigante rossa e ci inghiottirebbe. Ok, ragazzi, abbiamo visto, giusto? Questa è l'immagine come sarebbe il pianeta che sta per essere mangiato dalla sua stella stessa che egli orbita, giusto? E adesso che cosa andremo a fare? Andiamo a vedere i vari articoli, va bene? Purtroppo, ragazzi, questo articolo è di un mese fa, verso dicembre uscito. Quindi che facciamo? Ci sono molte redazioni di cui è uscito, lo so, perciò quindi che facciamo? Andiamo a vedere su Wikipedia e poi magari leggiamo un articolo scientifico su cosa parla di questo esopianeta. Wikipedia, Kepler 1658b. L'oggetto di interesse Kepler Koi 4.1 è un esopianeta gigante e gassoso, un tipo di Giove caldo, che orbita attorno a una stella di tipo F chiamata Kepler 1658, situata a circa 2629 anni luce di distanza dal Sistema Solare, il primo pianeta identificato dal telescopio spaziale Kepler dopo il suo lancio nel 2009, ma successivamente escluso come falso allarme poiché non è stato possibile confermare il suo transito. Uno studio pubblicato nel 2018 lo ha stabilito come un pianeta, descrivendo come il pianeta conosciuto più vicino in termini di periodo orbitale a una stella evoluta.
L'analisi dei dati del Trends Exoplanet Survey Satellite, TESS, del 2022 ha mostrato che si sta muovendo velocemente, dirigendosi verso la collisione con la sua stella. Quindi il suo sole di questo sistema planetario sta per divorare questo pianeta, per l'appunto. Ma ci arriveremo presto. Intanto leggiamo i dettagli di questo pianeta. Scoperto da Ashley Contos, data di scoperta febbraio 2019, pubblicato 29 aprile 2019. Semiasse maggiore, eccentricità, periodo orbitale, stella Kepler 1658 coi 4, densità, gravità. Storia. Prende il nome dell'astronomo tedesco Johannes Kepler. Il telescopio spaziale Kepler è stato lanciato dalla NASA nel 2009 per scoprire i pianeti in orbita attorno ad altre stelle. Nel giugno 2010 i dati delle prime osservazioni sono state annunciate pubblicamente che 705 stelle indicavano candidati esopianeti. Nel gennaio 2011 l'identificazione di 305 stelle come contenenti pianeti è stata pubblicata come Kepler Input Catalog. I pianeti sono stati designati come l'oggetto di interesse di Kepler COI. Una stella di tipo F, COI 4, era tra i sistemi esoplanetari osservati prima del 2009. Da COI 1 a COI 3 erano già noti come possibili esopianeti portatori di stelle. COI 4 0.01 è stato quindi il primo esopianeta identificato da Kepler. COI 4.01 è stato visto bloccare un po' di luce stellare da COI 4, il che indicava che si tratta di un pianeta in transito. La dimensione di COI 4 è stata stimata essere leggermente più grande del Sole, di circa 1,1 volta. Con il suo pianeta delle dimensioni di Nettuno è stata osservata un'eclissi secondaria che mostrava ancora un calo nella luce delle stelle. Non ci si aspettava che un tale calo si verificasse per un pianeta piccolo come COI 4.01. L'identificazione del pianeta è stata esclusa come falso allarme. Nel 2016, Ashley Contos, allora studentessa del primo anno presso l'Università delle Hawaii, Honolulu, ha iniziato ad analizzare i dati di Kepler. Lei e i suoi collaboratori hanno confermato nel febbraio 2019 che COI 4.01 è un vero pianeta, un caldo Giove. Centos lo annunciò il 5 marzo alla conferenza scientifica Kepler e K2 della NASA a Glendale, in California, e lo pubblicò il 29 aprile su The Astronomical Journal, il giornale astronomico. Lo studio ha descritto come il pianeta conosciuto più vicino, in termini di periodo orbitale, a una stella evoluta e a una comprensione delle teorie sulla formazione e migrazione di Giove caldo. Il pianeta è stato chiamato Kepler 1658b, in riferimento al numero di ingresso del Kepler Input Catalog. Dopo aver esaurito il carbonante, il telescopio spaziale Kepler è terminato nel 2018 e lo studio è stato ripreso da Trans Exoplanet Survey Satellite TESS. Descrizione: si ritiene che COI 4 sia 3 volte più grande del Sole e non 1,1 volte più grande di quanto inizialmente stimato. Questa stima rende Kepler 1658b più grande di Nettuno, circa 1,7 delle dimensioni di Giove, con una massa di 5,88 Giove Kepler 1658b, è un pianeta extrasolare gigante e gassoso, un tipo di Giove caldo. Si trova a 2629 anni luce dal Sistema Solare. Ci vogliono 3,8 giorni terrestri per completare un'orbita attorno alla sua stella. Le osservazioni TESS pubblicate nel 2022 hanno mostrato che Kepler 1658b ha un periodo orbitale decrescente, a una velocità di circa 131.000 secondi all'anno, si sta muovendo a spirale verso la sua stella. Questo
Questa è la prima scoperta di un pianeta la cui orbita sta decadendo e si sta dirigendo verso la distruzione, verso la propria stella. Gli scienziati hanno affermato che tale processo potrebbe spiegare come altri pianeti, inclusi la Terra, finirebbero nel corso dell'evoluzione stellare. Va bene, adesso leggiamo propriamente l'articolo di questa notizia. Andiamo a leggere. Prendiamo spunto da questo articolo di questa pagina scientifica. Redazione del 21 dicembre 2022. L'esopianeta che sta precipitando contro la sua stella ci mostra il destino della Terra? Quello di Kepler 1658b potrebbe essere il canto del cigno di molti altri mondi, compreso il nostro. Man mano che i loro sistemi solari si evolvono, si chiama Kepler 1658b ed è un esopianeta che sta lentamente morendo. Ma c'è di più. Per la prima volta, infatti, gli astronomi hanno osservato un sistema planetario in fase avanzata della sua evoluzione. E più precisamente come Kepler stia orbitando sempre più vicino alla sua stella, fino a quando avverrà l'inevitabile collisione e l'annientamento dell'intero sistema. Una scoperta appena pubblicata sulla rivista The Astrophysical Journal Letters, che offre nuove e preziose informazioni sul lentissimo processo del decadimento orbitale planetario e su come questa stella stia morendo. In un modo precisano i firmamenti del Piper, che potrebbe essere simile a quello di molti altri mondi, tra cui anche il nostro, tra miliardi di anni, quando il Sole invecchierà. Per l'appunto, quando il Sole diventerà una gigante rossa, che si mangerà Mercurio, Venere e compreso la Terra, resteranno solo Marte. Sì, e dopo che succede? Dopo che il Sole diventerà una gigante rossa? Semplice, diventerà una nana bianca, cioè che la stella tornerà a rimpicciolirsi delle dimensioni della Terra. Questo è il ciclo di una stella. Anche loro hanno una durata di vita, però il loro processo vitale è molto più lungo. Miliardi di anni, eh? Il nostro Sole ne ha, diciamo, 5 miliardi, invece la Terra ha 4 miliardi. Ok, continuo a leggere. Ricordiamo che Kepler 1658b è stato scoperto dal telescopio spaziale Kepler, il cacciatore di esopianeti, lanciato nel 2009. Questo esopianeta rientra nella categoria dei gioviani caldi, ossia pianeti che hanno massa a dimensioni molto simili a quelle di Giove, ma con orbite estremamente ravvicinate alle loro stelle. Basta pensare che la distanza tra Kepler 1658b e la sua stella, infatti, è solamente un ottavo di quello che c'è tra il nostro Sole e Mercurio. Lento ma inesorabile. Tornando allo studio, misurare il decadimento orbitale è un compito davvero complicato in quanto si tratta di un processo estremamente lento e graduale. Abbiamo già prove di esopianeti che si muovono verso le loro stelle, ma non abbiamo mai visto un pianeta del genere attorno a una stella evoluta, chiarisce l'autore Charles Visapragada dell'Harvard e Stimsonia Center for Astrophysics per Evolute. Ricordiamo, si intendono stelle che hanno fuso tutto il loro idrogeno in elio e sono passate alla fase successiva nel loro ciclo di vita. In questo caso, per esempio, la stessa ha cominciato a espandersi in una fase di subgigante. Si pensa che le stelle evolute siano molto efficaci nel sottrarre energia dalle orbite dei loro pianeti e ora possiamo testare questa teoria con le osservazioni. Secondo lo studio, il periodo orbitale di Kepler sta diminuendo di circa 131 millisecondi, millesimi di secondo all'anno, risultando tuttavia che ha richiesto anni di analisi svolte grazie a Kepler e il telescope, e infine Test Transiting Exoplanet Survey Telescope, che sono riusciti a osservare i cosiddetti transiti, ossia i momenti in cui un esopianeta transita davanti alla stella,
e provoca un leggerissimo oscuramento della sua luminosità. Negli ultimi 13 anni, l'intervento tra i transiti di Kepler-1658b è leggermente ma costantemente diminuito. Le cause. Ma perché? La causa principale, spiega il ricercatore, sono le maree generate quando corpi in orbita come la Terra e la Luna, oppure Kepler e la sua stella esercitano attrazioni gravitazionali e si tracciano l'un l'altro, deformandosi e rilasciando energia, a seconda delle distanze, delle dimensioni e della velocità di rotazione dei corpi coinvolti. Tuttavia, queste interazioni di marea possono portare a corpi che si allontanano, come nel caso della Terra e della Luna, che si muovono lentamente verso l'esterno e si avvicinano, come appunto nel caso di Kepler-1658b e la sua stella. La stella di Kepler, come già detto, si è evoluta dal punto che ha iniziato ad espandersi, proprio come prevediamo succeda anche al Sole, entrando nella fase di subgigante. Secondo teorie, la struttura interna delle stelle evolute dovrebbe portare più facilmente alla dissipazione dell'energia delle maree prelevata dalle orbite dei pianeti ospitati rispetto alle stelle ricche di idrogeno, non evolute come il nostro Sole. Cioè, quindi velocizzerebbe il processo di decadimento orbitale, rendendo più facile lo studio su scale temporali per noi più fattibili. Ora che abbiamo le prove della caduta di un pianeta attorno a una stella evoluta, possiamo davvero iniziare a perfezionare i nostri modelli di fisica delle maree, afferma Visapragrada. Il sistema Kepler-1658 può fungere da laboratorio celeste in questo modo per gli anni a venire, e con un po' di fortuna presto ce ne saranno molti altri di questi laboratori. Non vedo l'ora di vedere cosa scopriremo tutti assieme. D'accordo, ragazzi, che cosa facciamo? Vabbè, va, concludiamo qua, tanto abbiamo letto la redazione dell'articolo. Beh ragazzi, spero tanto che questo video band di Astronomy, Universe, il confine oltre il sistema solare, e settimo episodio, è stato scoperto il primo esopianeta. Il primo esopianeta destinato ad essere mangiato dalla sua stella. Vi sia piaciuto? Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e un bel like. E noi ci sentiremo alla prossima. Ciao!